Ogni anno ci sono due eventi, due ricorrenze che potranno anche cambiare data ogni volta, ma che sono certi, imprescindibili, e sono la Pasqua e Call of Duty. Rap patrinistico, Viper, rap masculistico, la mer, stepper fittico, Viper. gameplay opinionistico. Proprio così, come ogni anno, a novembre mi sono accasato l'ultimo COD. Ho comprato l'ultimo COD! Bimbo minchia! Attacca! Scemo! Già. Ormai acquistare COD sembra quasi vergognoso per un videogiocatore che voglia fregiarsi di una buona reputazione, per il videogiocatore hipster, il videogiocatore altolocato, dai gusti saggi e raffinati. Un videogiocatore quindi che non foraggia le major acquistando i loro prodotti commerciali sviluppati per spillare soldi ai casualoni. Già. Come se Assassin's Creed, Metal Gear o Uncharted non fossero commerciali. Ma sapete che vi dico? Che io francamente me ne infischio. Che voi vogliate leggere la razza dei videogiocatori hardcore, qualcosa di elitario, o che voi vogliate anche solo esibire proteste a vanvera, così per gettare marronaggine verso una serie, un genere che a voi non piace, fatelo. Ma dal mio punto di vista, così facendo, vi dimostrate più limitati che non lungimiranti. Bene, ma fatta questa doverosa premessa, volevo spendere due parole su quest'ultima interpretazione dello sparacchino in prima persona per antonomasia. Così, per chi fosse interessato a conoscere le novità che il titolo prospetta, o magari condividere le proprie impressioni se lo avete già acquistato. Mie impressioni invece che riguarderanno prettamente la parte multiplayer online, perché sì, io gioco anche la carriera, insomma il single player di Call of Duty, ma quello senza fretta quando arriva, cioè sarò rimasto indietro di 4-5 capitoli perché insomma i single player degli FPS ne ho tanti da giocare in mezzo a tanti altri giochi, quindi quelli rimangono indietro. Invece le partite multiplayer, il accendi, spara, spara e spegni, ogni tanto salta fuori. Fuoco a volontà. Cosa è cambiato? Beh, come immaginerete, una formula così collaudata e bilanciata come quella di Call of Duty non si espone a stravolgimenti. Le modifiche vengono di solito centellinate per non rischiare più del dovuto. E poi sta la sensibilità dei singoli percepire queste modifiche come inaudite, devastanti o al contrario scarsamente percepibili. Dal canto mio ve la voglio mettere subito chiara e trasparente. Da queste mie prime impressioni le modifiche fatte vanno in una direzione con segno meno, cioè verso un bilancio negativo. Non tutte, diciamo, ma buona parte. Al punto da farne un titolo ingiocabile? Assolutamente no. Rimane ancora un riferimento indiscusso e prevedo che mi ci divertirò al solito fino al prossimo novembre, giocandolo ogni tanto, magari tirandolo fuori dal cassetto alla bisogna. Un po' come si farebbe come un antinfiammatorio contro il mal di testa. Ma quali sono però questi cambiamenti? Beh, il più evidente riguarda le classi di personaggi. Treyarch si è fatta prendere la mano ed ha deciso che anche COD aveva maggior bisogno di una componente ruolistica. In pratica ha preso un po' di Destiny. Un gioco che ha avuto successo. Ci ha messo una spruzzata di League of Legends. Un altro gioco che ha avuto un cincinin di successo. Ed il gioco è fatto. Il fatto però è che ciò sposta la serie, già diventata proto-fantascientifica con lo scorso capitolo, che con i suoi salti stringeva l'occhiolino ad Halo & Co., Ma guarda, un altro nome di richiamo. verso una dimensione quasi fantasy, che ha poco a che spartire con la fedeltà di armi ed equipaggiamenti a quel background che, seppur alla leggera, aveva contraddistinto la serie. In pratica sembra, anche
anzi è esplicito, come la serie stia cercando di ampliare il suo bacino di utenza ingurgitando ciò che fa tendenza e porgendo la mano a coloro che sino ad oggi avevano guardato a COD con titubanza, come se guardassero a COD guardando una saga fagot militare tutta muscoli e testosterone, cercando quindi di convincerli che con armature figose, vestiti assassins, cyberpunk, bla bla bla, COD insomma può piacere anche a loro. Però così, a mio avviso, diventa un mischione, uno sputtanamento, che punta persino troppo alla spettacolarizzazione e all'intrattenimento facile. E ok, va bene, COD è sempre stato in fondo spettacolo ed intrattenimento facile, ma in questo modo, a mio avviso, perde l'identità. Perché va bene, posso ancora farmare kill su kill per poter sbloccare nuove armi, nuovi accessori, ma in mezzo a tutto questo fantasy, a questi superpoteri cyber fantasy, mi viene un po' a mancare la passione di scoprire ad esempio i pregi di un M8 rispetto ad un RK7, quando in fondo conta di più il saper combinare lo zompo glitch alle varie abilità secondarie. Insomma. Abbiamo la bandiera nemica. E se con lo scorso Advanced Warfare gli esoscheletri, la mobilità avanzata, aveva innovato, pur togliendo qualcosa alla tattica in favore della velocità, qua secondo me il fantasy ruolistico sta volgendo la serie ad una deriva che, almeno personalmente, non mi appassiona. Ma questo è il punto. Personalmente. Sto quindi esponendo il mio personale giudizio che porgo ad un confronto con voi. Voi altri che lo avete acquistato, che ne pensate di questo trend fantasy con i poteri eccetera eccetera? Sono molto curioso di sapere la vostra in merito e quindi vi invito, se l'avete acquistato e provato, a inserire un commento in merito qui sul video o sull'articolo sull'angolo di Farenz per poterne così discutere e confrontarsi un po'. Tornate ad addestrarvi. Sul resto delle caratteristiche del multi non c'è molto da dire, se non che forse questa deriva di power-ups, di poteri ancestrali, si riverbera anche in un certo minor peso che sembra concesso alla modalità veterano. Cioè, più si portano all'eccesso queste feature fantasy futuristiche e naturalmente più viene a stridere il concetto di modalità realistica o integerrima. La modalità veterano infatti c'è, ma sembra sempre meno integrata ed appropriata, e soprattutto mi hanno tolto due tipologie di partite molto importanti da questa modalità veterano, ovvero uccisione confermata, ma soprattutto dominio, che a livello tattico con veterano è la morte sua, per miscelare bene frenesia e tecnica. Per il resto, niente, diciamo, le mappe, anche se devo ancora esplorarle bene tutte, direi che sono discrete, forse non molto ampie, ma luminose, con pattern grafici anche piacevoli. In definitiva, questa prima impressione, questo gameplay opinionistico, ha evidenziato immancabilmente la buona stoffa dello stile di Call of Duty per quanto riguarda il multiplayer. Adesso è un timbro inconfondibile, una manifattura, un abito cucito su misura, che mette in evidenza una ricetta raffinata ed inimitabile. È un po' come la Coca-Cola, puoi provare ad imitarla, ma non sarà mai come la Coca-Cola. E la Coca-Cola, lo sappiamo, è il prodotto commerciale per eccellenza. Ecco quindi che con quest'ultima interpretazione a me pare che la serie abbia preso una deriva un filo troppo for everybody. È come la Coca-Cola senza caffeina. Si beve, ma... Ecco, quindi il mio timore è che se il trend continuerà verso questa direzione, la saga potrà cambiare un po' di sapore. Bene, ora però, a forza di parlarne, mi è venuta voglia di fare un'altra partitella. Andiamo a fare i casualoni.